Benvenuti in Cucina da Gioia. Oggi vado a fare la salsa di pomodori Pachino saltati al timo. In seguito ci sarà scritta tutta la ricetta completa con tutte le dosi. Possono variare secondo i vostri gusti, naturalmente. E se volete vi potete iscrivere al mio canale e mettermi anche un like. Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che abbiamo bisogno. Allora, per cominciare abbiamo bisogno di una teglia, di un mestolino di legno, di una padella antiaderente possibilmente, il timo, questo qua è molto, è quello forte, questo qua è timo più leggero, i pomodorini li ho già tagliati in quattro, come vedete, pepe, olio extravergine e sale grosso. Basta, questi sono gli ingredienti. Scaldiamo bene la pentola, nel frattempo gli mettiamo un filo d'olio, ecco qua. Aspettiamo che si dirada un pochettino l'olio, almeno così sappiamo quando è pronto, e cominceremo poi a mettere un po' di pomodorini. È passato quasi un minuto, l'olio è pronto, praticamente la pentola è calda, adesso li metteremo dentro dei pomodorini. Non troppi. Un po' di sale, un po' di timo, mettiamo già un po' di pepe. Facciamo andare un po' così veloci perché non si devono rompere, devono rimanere abbastanza interi. Ecco, è passato circa un minuto e mezzo, due, sono già pronti, non bisogna andare troppo con la cottura altrimenti si disfano, e li andiamo a mettere di qua. Perfetto. Continuiamo, ricominciamo di nuovo con l'olio extravergine e rifacciamo di nuovo lo stesso procedimento. Bene, la nostra ricetta è finita, ecco qua il nostro lavoro come risultato, ci ho impiegato circa 10 minuti a cuocerli tutti. Questi si possono adoperare sia come contorno, si possono mettere via per la pasta anche in inverno, quindi congelati, e anche per farcire la focaccia. Sono già mezzi cotti, già un po' più saporiti, quindi resterebbe anche un po' più buona. Bene, la nostra ricetta è finita. Ci vediamo alla prossima ricetta e se vi piace condividetelo e mi mettete anche un like. Ciao a tutti!